Nasce oggi la rubrica Gli archivi vaniari del Conte, postribolo di tribolazione di letto vaniaro nel quale sono raccolte considerazioni sparse, elucubrazioni spericolate e archiviazioni improvvide che ho scritto nel corso di anni di assoluta ed incondizionata devozione alla serie di Konami, generate per chiarificare e specificare, qualora ve ne fosse reale bisogno, alcune influenze artistiche contigue e reciproche di Castlevania verso l'universo mondo del videoludo e viceversa, si intende. E ora sigla. Via alle danze, Gradius, 1985. Quello che state vedendo è Gradius per NES. Nel video che state osservando troviamo un classico nemico di Gradius, Champ Shooter molto famoso di Konami. Il suo nome è Tentacolo o Shokoshu. È un nemico che galleggia nello spazio, assai spesso, e che ha da 1 a 3 arti con i quali cerca di raggiungere la navetta del giocatore. Questa è una delle sue numerose rappresentazioni nella serie, ma ha assunto anche funzioni di stage boss in alcuni capitoli. Shokoshu è quella che potremmo definire una costante dell'universo di Gradius, un nemico che appare in molti capitoli della serie, come il Bone Pillar, per intenderci. Noni! Tentacolo è dunque un nemico standard e ricorsivo, introdotto nel primo gioco. Sullo schermo appare come una grande palla rosa, simile ad una sorta di cervello pulsante, grande circa il doppio del Vic Viper, con appendici colorate di tonalità blu e una pallina grigio chiaro che si mostra come un segmento di colore diverso. All'estremità, infine, c'è un'appendice robotica che aggancia il Vic Viper e che tenta di rallentarlo o, in alcuni casi, distruggerlo. Ora però concentriamoci su un'illustrazione specifica di Tentacolo tratta dal booklet di Gradius per MSX. Come potete vedere, il concept design è molto più preciso e permette di identificarne esattamente il character design, per così dire. Anzitutto, non sembra propriamente un cervello, sembra più una sorta di agglomerato di asteroidi rocciosi. Ed inoltre, la forma del tentacolo sembra di natura, palesemente organica. Anzi, dirò di più, sembra una vera e propria cellula. Dite di no? Osservate l'incredibile somiglianza proprio con una forma cellulare. Le cellule, come tutti sappiamo, tendono a essere sferiche, anche se possono assumere forme differenti. Osservate ora come vi sia anche un nucleo e persino gli organuli. È piuttosto intrigante, vero? Ma siamo solo all'inizio della nostra deambulazione. Ora muoviamoci nelle ere e spostiamoci su Castlevania. Ci interessa la forma di Legion Grand Falloon. Puntualizzo che lo scopo di questa trattazione non è fornire ragguagli sulla provenienza del nome e men che mai la sua origine biblica, particolarmente sviluppata nella tradizione cristiana e nella demonologia. Tuttavia è interessante almeno accennare al fatto che nei Vangeli canonici Legione è il nome con cui si presenta a Gesù un gruppo di demoni che possiedono un uomo. Il termine legioni è anche usato per indicare le molte schiere di diavoli dell'inferno nella demonologia classica, che tende a catalogare demoni o demoni che dir si voglia come vere e proprie gerarchie militari. Legion è un boss storico di Castlevania, un grande classico. È presente in diversi titoli, è apparso per la prima volta in Castlevania Symphony of the Night, in una indimenticabile ed inquietante boss battle nelle catacombe contro Alucard. Lo scontro è a dir poco memorabile. Legion emerge da un ossario della tomba. Appare rispettivamente in Symphony of the Night, Circle of the Moon, Harmony of Dissonance, Area of Sorrow, Kabuchi no Tsuyu Kyoku, che è una novel, Curse of Darkness, Portrait of Ruin, Encore of the Night, Harmony of Despair, Grimoire of Souls e anche nella serie Netflix.
Ci rivolgeremo però a questo punto e specificatamente a Legion di Castlevania Harmony of Dissonance, secondo gioco per Game Boy Advance. Lo sceglieremo per due motivi precipui. Anzitutto, non ripete semplicemente il pattern artistico di Symphony of the Night, offrendo invece qualcosa di molto intrigante, e in secondo luogo, la sua comparsa è antecedente a Symphony of the Night, seguendo la stessa timeline canonica di Castlevania. È quindi più interessante per configurarne alcuni aspetti, per meglio dire storici. Durante la battaglia con Just avremo a che fare con due diverse versioni del demone Legione, rispettivamente versione cadavere e versione santo. La prima versione che voglio analizzare è Legione santo. La Legione santo si trova nella Sky Walkway del Castello B. È simile alla prima versione che abbiamo sconfitto in Symphony of the Night, a dire il vero, anche se questa volta il suo guscio ha solo quattro parti e la distruzione di una di esse esporrà il suo nucleo. Successivamente si librerà a mezz'aria, utilizzando 12 ali angeliche disposte a coppie, con tre serie su ciascun lato. Ma a differenza della versione apparsa in Symphony of the Night, la Legione santa non lascerà cadere alcun corpo, mentre invece occasionalmente produrrà versioni più piccole di se stessa, che poi fluttueranno verso il giocatore per gravarlo di ingenti danni fisici, oltre che infliggere lo stato maledizione al solo contatto. Distruggere il guscio rivelerà un piccolo nucleo con tre tentacoli che possono periodicamente sparare raggi laser. La seconda parte di Legion è quello che vogliamo esaminare. La possiamo vedere quando spogliamo il guardiano dalla sua corazza cadaverica di anime tormentate e corpi fusi assieme. Nella seconda fase del boss, il guardiano si rivela essere niente meno che lo Shokoshu di Gradius. Non è una semplice somiglianza, è letteralmente identico. Il nucleo interno di Legion appare chiaramente come una cellula uovo, detto anche ovulo, ovvero il gamete prodotto dal sistema riproduttivo femminile. La cellula uovo è chiaramente in uno stadio di maturazione non completamente finito. Dal suo nucleo escono tre tentacoli, anche questi dotati di potenti attacchi laser. Certo, un occhio attento potrebbe catalogarlo subito come un omaggio, dopotutto Gradius e Castlevania sono quasi coetanei, ma proprio per questo nasce la mia teoria. Legion non proviene dal mondo di Castlevania. Proviene da Gradius. Questa voce è stata aggiunta personalmente da me nella Wikipedia dei giochi ed è stata accettata e discussa un pochino dalla comunità. A seguito di questa ricerca, tuttavia, sono stati eliminati gli aspetti che credo fossero infinitamente più interessanti e che io avevo fornito agli editor. Questi aspetti non riguardavano solo una citazione ed un vago rimando estetico a Gradius, ma una vera e propria storia dietro la figura di Legion. Solo che tutte le storie, degne almeno d'essere chiamate tali, sono solo accennate e seminate negli occhi di chi guarda e che sa ascoltare. La prova, oserei dire empirica, che Legion non appartenga a Castlevania è proprio dentro al gioco stesso, e nel dettaglio nello stage boss a lui dedicato. Restiamo sempre su Harmony of Dissonance, dunque, e per diverse motivazioni implicite. La prima è che Harmony of Dissonance è il gioco che a livello di timeline lo presenta ufficialmente, anticipando ogni sua ulteriore apparizione futura. E sì, ho controllato tutte le fonti, anche il radiodrama. In questo stage pixelloso che vedete su schermo viene plasmata una narrazione ambientale di indubbio fascino, poiché viene raccontata una storia ma solo a chi è capace di vederla e analizzarla con strumenti giusti. Analizziamo quindi lo stage in cui Just combatte Legion. Sebbene lo stage ricordi vagamente l'ossario di Symphony of the Night nel suo complesso, offre molti più aspetti a cui possiamo dedicarci. Gradini insanguinati conducono ad una pesante porta di metallo, che pare sfondata, dietro la quale è chiaramente ben visibile un portale dimensionale,
un vero e proprio tunnel, un corridoio dell'infinito magari, che pulsa di una luce aliena alquanto sinistra. Lungo i gradini c'è lo scheletro di un guerriero, giudicando la sua posizione, sembra sia morto cercando di fermare la cosa che è venuta attraverso, per paracitare H.P. Lovecraft, fronteggiandola, a giudicare dalla posizione della spada, almeno, anche se i colori richiamano il classico Skeleton Warrior della saga, e quindi è plausibile che lo scheletro possa essere anche un semplice mob. Oh God, please no! 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 È probabile che qualsiasi cosa sia passato da quella soglia abbia sfondato la porta e non sia stato esattamente accolto, come dimostrano abbastanza chiaramente gli stessi bordi della porta danneggiati e il sangue su di essa che scende dai gradini. La figura che si staglia al centro della scena è chiaramente un pezzo del portone. La staffa posta al lato, o almeno quello che sembra una staffa, conficcata al suolo, sembra uno strumento che mantiene il portale stabile. Tuttavia, questa è una mera speculazione. Nonostante questo, non sembra che tutto sia andato esattamente nel verso giusto. Questo stage, però, non ha assolutamente finito di raccontarci cose. Il dettaglio di destra. È chiaramente visibile una deformazione circolare dei gradini, segno che qualsiasi cosa sia passato era di forma rotonda e pesava diverse tonnellate. C'è anche una colonna mangiata sul lato destro. Nell'immagine successiva ho applicato alcune sfere per rendere meglio il concetto espresso. Qualcosa è stato chiaramente chiamato da quello spazio ed è giunto, ma è probabile che non sia andata come speravano gli evocatori. Anche questa idea prende corpo e per certi versi è l'ennesima JoJo reference. Sappiamo che Igarashi è un grande fan di Hirohiko Araki. Impossibile dunque non ricordare lo scontro con Vanilla Ice e Iggy nella Star Crusade. Lo stand di Vanilla Ice aveva un potere incredibile ed era veramente identico. Sappiamo già del resto che Iga è un grande appassionato di JoJo. Un altro dettaglio piuttosto specifico è che le colonne non sembrano richiamare un'architettura classica della serie. Non si rifanno al gotico, al barocco o altri stili romantici. Sono invece coperte di rune, di glifi, piuttosto atipici, molto fantascientifici. Sembrano appartenere più a Mass Effect che a Castlevania. Il tempio era qualcosa di infinitamente più antico, sepolto in un ossario, collegava le dimensioni. Quelli sono circuiti elettrici integrati? Chi può dirlo? Il Legion che qui affrontiamo, nella sua seconda forma, ha fattezze decisamente aliene. Invece di essere un guscio di corpi, questa volta si presenta composto principalmente da teschi umani che sembrano emergere dal suo nucleo mentre li sta lentamente assimilando, come dimostra efficacemente il liquido che cola dal suo interno. Inoltre, sulla sua superficie compaiono strane colonne vertebrali spiraleggianti che percorrono la sua oscena forma, fornendo una sorta di ossatura deviata, molto aliena e molto biomeccanoide, se posso permettermi. Le ali angeliche di cui era provvisto sono ormai consumate ed espongono ossa. Inoltre, Legion necessita di energia biologica per tenersi in vita. È una teoria plausibile? Forse era stato richiamato e sottoposto ad alcuni esperimenti? Perché sembra sia stato trafitto da spilli o perni? Non è ben chiara la natura di cosa possano essere. Tuttavia, Legion, in questa forma, è indistruttibile. Colpendo però ripetutamente questo guscio, riusciremo via via a dischiuderlo per rivelare il suo interno. Una scena a dir poco raccapricciante. Uno scheletro emerge da una sorta di vagina aliena e vagamente distinguibile un volto, anche se piccolo nel portale di casa Nintendo e difficile delinearne i contorni. Un tocco grafico di mosche che volano via completano un quadro di autentico orrore tra spruzzi blu di liquido, innocui per Just, e strane forme che cadono al suolo e che sembrano creature organiche simili a vermi. Il punto debole di questa incarnazione di Legion è la testa dello scheletro, che deve essere colpito ripetutamente abbastanza velocemente, altrimenti la creatura tenterà di chiudersi di nuovo. C'è un particolare curioso. Anche durante l'animazione della sua morte, Legion rimarrà sullo schermo, danneggiando il giocatore se il giocatore lo tocca durante questo periodo. Il contatto conferisce lo stato maledizione,
Sia Just che Maxim subiranno questa condizione, ma incredibilmente Simon Belmont ne è immune, non può quindi essere maledetto, già perché lo era già stato tra l'altro. Una versione giocabile nascosta di Simon Belmont è disponibile nel gioco utilizzando il codice Konami in modalità Boss Rush, il suo sprite è praticamente lo stesso del gioco originale. Una volta sconfitto Legion, nella stanza adiacente troveremo un pendente magico, il Cypher Charm, un ciondolo di una antenata di Just Belmont, Sifa Belnades. Un oggetto che accelera il tasso di recupero dei Magic Points. Si tratta ovviamente dell'ennesima traduzione arbitraria degli uffici sussidiari americani di Konami. Il Cypher Charm altro non era che il Cypher Crystal nella versione giapponese. Pregevole anche l'osso nel quadro sullo sfondo, non ho idea del perché abbiano cambiato questo nome. In termini strettamente cronologici, Harmony of Dissonance è ambientato prima di Symphony of the Night, quindi è coerente che in qualche modo sia la presentazione di Legion, la sua introduzione, per meglio dire. Castlevania Harmony of Dissonance è ambientato nel 1748, 50 anni dopo Castlevania 2, Simon's Quest, e 44 anni prima di Castlevania Rondo of Blood, a cui poi seguirà, come tutti sappiamo, Symphony of the Night. Quindi il primo gioco che presenta Legion è Harmony of Dissonance, e c'è di più a tal proposito. In Symphony of the Night la creatura sembra si sia evoluta e in qualche modo si sia formata. La cellula, chiamiamola così, ora è provvista di una spessa corazza attorno al suo nucleo e inoltre ha sviluppato diversi tentacoli. Non va dimenticato inoltre che potrebbe non essere la stessa legione affrontata da Just, avendo, come abbiamo visto, la capacità di duplicarsi. Credo sia alquanto evidente che questo boss non appartenga a Castlevania, né è totalmente alieno. Dal concept design al gioco, e non richiama per influenze e stile il bestiario classico del gioco, palesemente ispirato alla tarda demonologia del Settecento più che allo spazio. Legion è stato richiamato da un portale, ha attraversato un tunnel spazio-dimensionale e verosimilmente, per sopravvivere in questo nuovo mondo, ha consumato cadaveri. Questo spiegherebbe non solo la presenza di molti teschi, ma il suo stesso nido, composto da corpi. Plausibile che il boss abbia preso casa proprio dentro il castello, assimilando i corpi nel luogo che più ne offre, vecchi e polverosi ossari e cripte? E questi aspetti non sono solo presenti, sono palesi. Una divagazione. C'è un altro aspetto interessante di entità aliene in Castlevania, ma per forza di cose dobbiamo dirigerci su un'altra annata e uno spin-off che ho già trattato in maniera a dir poco esaustiva e assai molto critica. Nello specifico parliamo del DLC Revelations di Lords of Shadow 2, assai poco conosciuto ma veramente intrigante. Nell'unico contenuto aggiuntivo dedicato al gioco c'è un elemento piuttosto interessante da analizzare, il navigatore. Leggo direttamente dal bestiario in-game. Originariamente il navigatore era un viaggiatore di un altro piano dimensionale, dall'aspetto vagamente umanoide che, attratto dal male del castello, cedette al potere del vuoto al suo interno. L'esposizione estrema e prolungata all'energia malefica offertagli da Dracula lo deformò e divise il suo essere in tanti avatar deformi, liberi da concetti come il dolore, il tempo o l'esistenza stessa. La creatura plurale si è adattata alla mancanza di gravità o alle limitazioni legate allo spazio degli esseri che esistono su un solo piano, espandendosi e occupando contemporaneamente più angoli del castello. Mossi dalla necessità di soddisfare il custode della spada del vuoto, i navigatori risposero alla sua presenza, ripiegando lo spazio attorno a lui e trasportandolo da un punto all'altro della fortezza. Tuttavia, il sonno del drago trattenne il flusso di energia necessario per prevalere e, dopo secoli, alla fine perirono. In termini ludici, queste porte si aprono utilizzando i poteri del tempo di Alucard, il che è stata una ottima integrazione della vecchia serie, a dirla tutta. Bene,
Qui si conclude il primo quaderno vaniaro, altri ne seguiranno, tempo permettendo e chissà. Commentate se vi fa piacere e fatemi notare altre cose che mi sono sicuramente sfuggite. Che l'orrore scorra su di voi.